Ok. Buonasera a tutti. Intanto, prima di tutto, ringrazio la famiglia Sala appunto per questa opportunità e questo invito a partecipare a questo evento, a questo progetto di webinar tecnici dedicati appunto alla combinazione di materiali e appunto ai prodotti MESA. E come praticamente appunto ha già anticipato Cristina, io sono un odontotecnico. Per me è il primo evento, diciamo, insieme all'azienda MESA, di cui appunto ho avuto molto piacere di apprezzare prodotti e evoluzioni di tecnologia. E quindi in questo tipo di webinar vorrei un pochino condividere le mie esperienze con questo materiale e la combinazione con i materiali estetici che tutti i giorni uso nel mio laboratorio. Il titolo che appunto abbiamo così, diciamo, definito è la ceramica stratificata sui metalli non preziosi, considerando un aspetto molto importante, l'era digitale, quindi tutte quelle che sono le evoluzioni tecnologiche che oggi, diciamo, si inseriscono nella nostra, diciamo, produzione. Qualche parola di anticipazione, di introduzione. In questo momento, chiaro, io sto parlando dalla mia città e mi spiace non poter parlare con tutte le lingue direttamente, ma ringrazio tutti gli interpreti per questa collaborazione, per questo sforzo già da in partenza. Quindi ringrazio di essere qui con me e aiutarmi in questa presentazione. Questa è la mia città, quindi per chi non conoscesse, chi chiaramente non è italiano, magari appunto questa è la mia città da cui lavoro, da dove lavoro, dove sono nato, una città in Liguria, nel nord Italia. E vi sto parlando del mio laboratorio, ecco, per entrare un pochino di più nel campo, questo è il mio laboratorio, dove appunto collaboro come, diciamo, i miei colleghi con differenti dentisti, con un'attenzione particolare soprattutto alle soluzioni che riguardano l'estetica, e quindi materiali che ci possono aiutare a risolvere le richieste estetiche del dentista. Ma entrando un pochino nell'argomento, ecco, io un po' ho suddiviso in questi 6 punti quelli che sono le principali, così diciamo, focus che io vorrei trattare oggi. Intanto, come ho anticipato, le evoluzioni tecniche, diciamo, analogiche in combinazioni con quelle che sono appunto le nuove tecnologie. E considerando questo, quanto appunto il tipo di workflow digitale possono influenzare e modificare e migliorare le procedure in laboratorio. Una parte molto importante per me un po' è appunto l'aspetto dei materiali, per cui vorrei portare l'attenzione sull'importanza delle proprietà e sulle conoscenze dei materiali che oggi sono molti a disposizione nel nostro settore, e quindi molta importanza conoscere e soprattutto per gestire al meglio. A questo punto, chiaramente, una parte più dedicata al lavoro, quindi la seconda parte sarà dedicata alle stratificazioni, perché chiaramente i materiali noi li trattiamo in maniera tecnica attraverso delle stratificazioni, e oggi attraverso delle stratificazioni di nuova concezione, queste micro stratificazioni con delle ceramiche specifiche. E chiaramente, parlando di rivestimento, è importante la sottostruttura, quindi vorrei toccare parecchi punti riguardanti proprio le sottostrutture, che chiaramente sono spesso in lega, e soprattutto in lega, storicamente sono in lega, soprattutto con quelle che possono essere oggi le nuove leghe, le leghe di nuova generazione che si vengono messe a disposizione, per esempio, da una ditta come la ditta MESA. E infine, spendere, per chiudere, un pochino alcune chance che ci possono offrire questa nuova generazione di materiali estetici e come adottarle. Quindi i focus portano a rispondere a questo tipo di domande. Vorrei appunto un pochino, perché me le pongo sempre queste domande, perché continuare e soprattutto investire conoscenze verso le nuove tecnologie digitali, soprattutto perché oggi è necessario, nonostante questa evoluzione tecnologica, impiegare, utilizzare strutture in lega, e soprattutto quali strutture in lega e soprattutto quando. Poi appunto, parlando di strutture in lega e parlando di strutture, molto importante come trattare queste strutture,
per ottimizzare dei rivestimenti estetici in modo corretto. Quindi sarà molto importante per me almeno toccare dei punti che riguardano come gestire meglio queste strutture. E infine, un aspetto molto importante per me come punto tecnico, avere dei criteri. Criteri per selezionare sia i materiali e combinarli, perché noi sappiamo che ogni soluzione per i nostri pazienti, per i nostri dentisti, sono soluzioni individuali, per cui è molto importante riuscire a combinare sempre nel modo ideale. E, entrando nella conferenza, appunto, vorrei fare qualche premessa, l'ho già anticipato. Oggi l'evoluzione digitale è qualcosa che non è più una visione, ma è una realtà. E ha sicuramente evoluto le nostre lavorazioni in laboratorio attraverso appunto fresature, laser melting, stampe 3D, ma anche e soprattutto la parte clinica. Nella parte clinica le scansioni intraorali, le scansioni delle impronte, le scansioni dei modelli rappresentano oggi anche questo una diciamo frontiera molto importante. Per cui per me come odontotecnico è molto importante tenere presente queste evoluzioni affinché possa ottimizzarla nei migliori dei modi. Quindi anch'io nel mio laboratorio, io non ho un grande laboratorio, come vedrete ho un operatorio dove siamo 8 odontotecnici, diciamo 8 collaboratori molto giovani che mi aiutano tutti i giorni, ma è molto importante oggi pensare come il flusso di laboratorio si sta spostando dall'analogico verso quello che è un flusso digitale. Quindi anche nella mia lavorazione questo tipo di trasformazione è un qualcosa che vivo tutti i giorni. E devo dire per la mia esperienza, soprattutto perché alcuni materiali necessitano soprattutto del digitale, devo dire che il lavoro digitalizzato, tecnologico nel mio laboratorio è verso il 70% in rapporto a quello che sono le lavorazioni analogiche. Quindi una grande, diciamo, quantità di procedure, cerco di svilupparle in maniera digitale. Chiaramente devo considerare dei fattori che vengo a trasferire dall'analogico al digitale. Il digitale sfrutta la mia esperienza, sfrutta le nostre conoscenze e quindi quelle che sono le opzioni e le strategie che normalmente io utilizzo nell'analogico, le devo trasferire nel digitale. E questo riguarda soprattutto i tipi di materiali, il tipo di pianificazione combinata col dentista e quindi dovendo lavorare per la mia esperienza con un team, perché per me è molto importante il lavoro di team di laboratorio, eseguire in maniera molto rigorosa delle procedure ben precise. Quindi partendo dai materiali devo dire che oggi abbiamo una grande quantità di materiali a disposizione per i restauri estetici con delle caratteristiche fortemente diverse tra di loro. Una volta probabilmente si pensava, si adottava soprattutto quello che poteva essere il lavoro esclusivamente della metalceramica. Mentre chiaramente oggi abbiamo anche delle situazioni di lavoro molto più ampie, per esempio felsbatica, di silicato, composito e zirconia, l'ultima generazione. Quindi abbiamo veramente molte chance oggi da poter selezionare e impiegare. E gli obiettivi, è bene ricordare, la ricerca di obiettivi, semplicità, comfort, durabilità, un aspetto che adesso andremo a vedere, molto importante, e una possibilità di manutenzione. Questi sono obiettivi che mi si richiede sempre dal clinico. E il clinico, chiaramente, ha delle necessità, quindi la necessità di avere lavori versatili, con materiali versatili, che siano riparabili, che siano per lui gestibili e soprattutto, se possibile, avere la possibilità di reintervenire su un lavoro. Quindi attraverso questo tipo di premesse io devo selezionare e adottare la migliore soluzione.
La prima, che forse potrebbe risultare forse l'ultima, ma per il paziente è molto importante, è la durabilità, la durata nel tempo. Prendiamo queste quattro metalceramica, queste sono corone in metalceramica, a un controllo a 25 anni. Quindi, oltre, diciamo, all'accettabilità estetica, alla salute del tessuto, è molto interessante poter vedere un lavoro dopo 25 anni e l'affidabilità di una corretta strategia a distanza di anni. Questo è il lavoro, in effetti, molto tempo fa, era un lavoro che abbiamo appena visto, a 25 anni, finito nel 1994, quindi è realmente una metalceramica. E qui vedete lo stesso lavoro, appunto, dopo 25 anni. È importante avere una qualità di materiale combinata a una qualità di scelta che dia non solo risposte estetiche, ma che diano anche risposte nel tempo. E questo è frutto di una ideale combinazione scelta di materiali e tecnica. Quindi è vero, il mio principale focus è la stratificazione in ceramica, quindi partendo dalla prima richiesta, io devo occuparmi di una selezione del materiale ceramico. E per la mia esperienza, oggi mi sento di consigliare, soprattutto in relazione a strutture in metallo e in metallo di nuova generazione, una ceramica di natura sintetica che abbia dei componenti che mi permetta di riprodurre degli effetti interni e invisibili, e degli effetti opalescenti, quindi che abbiano delle caratteristiche simili al dente naturale. E in più, aspetto molto importante legato alla sottostruttura in lega, un'adesione affidabile con la struttura. La scelta mia è, per esempio, come abbiamo detto, è legata alla norita, che sono strutture internazionali norita che da tantissimi anni, ma sono soprattutto un utilizzatore della norita che da molti anni. E una delle ragioni è che il feldspato che compone questa ceramica non è naturale. La strategia della norita che è una strategia di laboratorio. I componenti principali di questo elemento sono prodotti in laboratorio, quindi considerata una ceramica sintetica. Ma quali sono i vantaggi che mi portano a pensare che questo tipo di materiale mi possa aiutare? Beh, per esempio, lo vediamo già nella purezza delle fritte, cioè i cristalli, quei componenti base con il quale le aziende producono il materiale. Un materiale più puro, un materiale più luminoso, più pulito, che mi darà delle grandi vantaggi dal punto di vista estetico. Ma soprattutto questo genere di cristalli sono legate a una distribuzione di particelle che conferiscono alla ceramica molta stabilità e molta compattezza. E la compattezza è una componente molto importante per noi per quanto riguarda la produzione di rivestimenti estetici. Qui vedete una ricerca, ce ne sono molte. Queste sono quattro tipi di ceramiche comparate e voglio portare l'attenzione a vedere come una ceramica sintetica abbia a forte ingrandimento una superficie più compatta, a differenza di ceramiche naturali che rappresentano superfici più rugose e quindi meno stabili, soprattutto proteggendo meno quello che è il dente antagonista. Sì, perché quando parliamo di rivestimento estetico,
Il nostro sogno è riprodurre sempre lo smalto come quello naturale. E più di una ricerca ci indicano che in odontoiatria la durezza non rappresenta un aspetto fondamentale, ma è molto più importante che un materiale sia molto compatto, facilmente lucidabile, affinché si previene appunto l'usura dell'antagonista. E questo è un criterio di scelta per i materiali artificiali molto importante. Un altro aspetto importante per la ceramica, una ceramica sintetica, come può essere la Noritake, è appunto l'affidabilità del coefficiente di espansione termica. Noi sappiamo che nella ceramica c'è, durante le cotture, una produzione di leucite. Nella ceramica sintetica questa produzione di leucite è molto contenuta e stabile, quindi non creando delle variazioni al coefficiente termico di raffreddamento. Questo quando eseguo più cotture e quindi evitando eventualmente delle fratturazioni scomode durante le lavorazioni. Entrando un po' nella pratica, prendo un caso, un esempio, un lavoro tradizionale, vedete l'impronta, un lavoro su impianti, molto esteso. Per quanto riguarda la sottostruttura, ci sono principi molto importanti che dobbiamo seguire. Il primo è un protocollo che ci permette di stabilizzare, passivare le nostre strutture. E come vedete in questo passaggio, se Modellierungsphase unter Berücksichtigung aller Verformungen, die wir in Harz und Wachs haben, absolut stabil und präzise sein muss. Und Dr. White wies darauf hin, dass wir diese Harzkomponenten konstruieren und sie selektiv mit sehr wenigen Materialzugaben kombinieren sollten, um die Kontraktion. Quindi tutto si trasferisce alla tecnica di fusione. Anche qui chiaramente le evoluzioni sono tante, le leghe che oggi aziende come la Mesa ci mettono a disposizione sono sicuramente evolute e ci permettono di lavorare in maniera più semplice. Ma sicuramente la tecnica è un aspetto molto importante e anche dal punto di vista tecnico abbiamo avuto delle evoluzioni. Ma una componente fondamentale per poter rendere la stabilità delle mie strutture è fondamentale rispettando dei trattamenti termici che stabilizzino e omogeneizzino sempre la lega. Quindi al di là del processo di fusione è molto importante osservare e rispettare dei trattamenti termici che anticipano i comportamenti della struttura prima della ceramizzazione, perché è in questa fase, per esempio già con l'opacizzazione, che ho necessità di stabilità e soprattutto durante la ceramizzazione ho la necessità che la mia struttura non subisca deformazioni. Quindi, oltre alla qualità del materiale selezionato, fondamentale il percorso, i trattamenti termici di stabilizzazione. E poi andiamo appunto a finire il lavoro. Come vedete, il lavoro prima rifinito, poi lucidato. Lucidatura che, come vedremo, preferisco sempre generare a mano.
Ma parlando di evoluzione, attraverso, diciamo, le nuove tecnologie e attraverso soprattutto a nuove tipologie di cera, come in questo caso la ICNO della Mesa, abbiamo la possibilità di combinare un processo che parte analogico, ma che viene sviluppato in maniera digitale, quindi fresandola la cera, riproducendo un disegno attraverso un file. Quindi un disegno digitale per poi riprodurre attraverso una fresatura una modellazione. Questo è un percorso che sempre più è abituale ai nostri lavori, molto comodo perché ci permette di riprodurre facilmente e fedelmente un progetto digitale e, per esempio, anche dal punto di vista della trasformazione in lega. Una tecnica di fusione che ho trovato molto interessante è questa evoluzione attraverso la tecnica di monospina. Non è il mio focus questa sera, è stato sicuramente affrontato approfonditamente dai colleghi che mi hanno anticipato, ma sicuramente uno di questi è il mio carissimo amico Adriano, che oltretutto mi ha avvicinato a questo approccio tecnico e vedete un suo lavoro eseguito con monospina, ed è lui che mi ha avvicinato fortemente a pensare a questa maniera ancora più evoluta e più affidabile per quanto riguarda la fusione. Ma riprendendo il discorso che riguarda la cerealizzazione, trovo molto interessante questa nuova generazione di leghe per fusione. Io cito una lega che, di tipo 3 che utilizzo, che gradisco utilizzare, la Magnum Splendidum, con un CET, quindi un coefficiente di espansione termico, diciamo, controllato, che combina idealmente con la ceramica che io ho scelto, che oltretutto è una ceramica sintetica. Per cui avrò la sicurezza che quel CET, quei 2 punti differenti dalla mia ceramica, che è 12,7, mi garantirà una stabilità durante l'elaborazione e quindi un'ottima resistenza al carico. Load resistance, and I can use it in many different ways. It is excellent. This is very important. It can change the appearance. لدي الذي قد تؤثر على اللون النهائي. أقوم بتطبيق هذا في جزء. al trabajo de volverla opaca. Il a une très bonne adhérence, mais surtout, il crée un écran dans le travail final. Donc, je fais une application de ce bon plan, et après la cuisson, ensuite, quand je vais convertir la surface avec l'opaque. Ce sera totalement neutre pour la base. Я делаю два приведения фарфа и расплавляю, распыливаю
antes de la cocción, generalmente hago una pequeña... Quindi passiamo alla stratificazione. Siamo pronti per rivestire con la ceramica. E io qui su un posteriore appunto normalmente uso e adotto questa tecnica di stratificazione anatomica per coni, dove costruisco prima un nucleo dentinale e successivamente rivesto tutto con degli strati vetrosi traslucidi per riprendere e finire la morfologia. E qui vediamo un caso, e noi sulla ceramizzazione potremo parlare molto di colore, dovremo parlare di effetti estetici, dovremo descrivere, qui vedete appunto un caso reale, posteriore, costruito appunto in metalceramica, eseguito con una noritake su lega. Anche nella mia esperienza ho avuto modo di dare un contributo attraverso questo libro dove trattavo, l'ho trattato molti anni fa, proprio un concetto di stratificazione, diciamo, sdoppiato, ma soprattutto combinato alle leghe, dove appunto affrontavo i passaggi ideali dei trattamenti. Quindi per riassumere, primo passaggio, una sabbiatura della struttura, un passaggio col bonder, un primo opaco, un secondo opaco e siamo pronti per stratificare. E in questa fase tutto sarà ideale se avremo sviluppato correttamente dei trattamenti termici. Molto rapidamente consiglio sempre di avere un progetto della stratificazione, quindi avere le idee chiare sugli elementi da utilizzare. Quindi il primo passaggio è sempre dedicato a creare il nucleo interno della dentinale, quindi usiamo a questo punto la polvere liquido e vediamo i primi passaggi della stratificazione, quindi la prima cottura, quindi una dentina opaca, una dentina, il cutter per creare un disegno interno e poi rivestire con gli strati lucidi e traslucenti. Una tecnica che io adotto molto frequentemente e che è tipica della scuola noritake è la costruzione degli effetti interni con l'internal stain, con uno specifico materiale per colorazioni interne. Questa tecnica è una tecnica presentata e ideata dal maestro Oshima, di cui mi considero un vecchio allievo, ed è una tecnica che mi permette di controllare il colore, il croma, il valore ed eventualmente effetti ad alta definizione come crack e infiltrazione. Una tecnica molto semplice che mi permette di risolvere situazioni molto complesse. E chiaramente anche in questo caso, in questi passaggi, la lega deve essere stabile. Quindi l'internal stain mi serve per modulare il valore, lo posso abbassare, o per modulare la cromaticità, la posso sempre incrementare. A tal punto che tutti noi sappiamo che il dente nella vita passa parecchie stagioni, dente giovane, adulto, anziano, vecchio. E ogni tipologia, ogni stagione il dente ha delle trasformazioni, ha delle caratteristiche. Ecco, con l'internal stain, come vedete in questa diapositiva, ho la possibilità di riprodurre
facilmente e fedelmente anche effetti molto complessi, quelle che noi chiamiamo caratterizzazioni. Cotto questo passaggio, possiamo completare il dente e quindi la morfologia esterna. Morfologia esterna che io devo riprodurre con degli specifici materiali che mi aiutano a riprodurre gli effetti che sono tipici dello smalto. Questo materiale si chiama luster. Quindi passo alla seconda cottura degli smalti luster. In questo caso io ne ho selezionati 3 più 2 componenti cromatici e attraverso questo strato io rivesto completamente e ricreo la forma finale. E se per gli utilizzatori in oritache, che sono essere molti con le leghe mesa, voglio ricordare che il numero delle masse che servono a riprodurre effetti anche sofisticati dello smalto è aumentato, continua a essere aggiornato, quindi abbiamo sempre più elementi che ci aiutano nella stratificazione ultra estetica sofisticata. Ricordo soprattutto a chi conosce Noritake che lo spessore dell'aste deve avere un controllato spessore che è di 0,5 mm. Questo per avere il massimo delle sue efficienze. E un altro punto per me molto importante è che a cottura finita la rifinitura è totalmente meccanica. Quindi vedete il mio protocollo attraverso delle punte diamantate, una punta montata e dei coni di carta per determinare e rifinire micro e macro forme. Sì, perché questo aspetto sappiamo quanto sia importante nei nostri risultati, soprattutto per un effetto estetico individuale, la tessitura, quella micro e macro forma che caratterizza la superficie dei nostri restauri, per emulare al meglio lo smalto naturale. Quindi anche per quanto riguarda il rivestimento esterno e la sua rifinitura, devo considerare gli effetti del tempo, gli effetti dell'età. Un dente più giovane ha molta tessitura, un dente più anziano perde tutte le sue componenti delle microforme. E qui vedete i lavori ultimati, appunto differenziati per tipo di età e quindi differenti lucidatura a seconda del paziente. Però sottolineo una cosa, tutto è fatto senza aggiunta di altri materiali, cioè senza nessun tipo di glaze, quindi nessuna applicazione di vernice vetrosa, ma solo attraverso rifiniture meccaniche. Questo è una possibilità che mi dà esattamente il materiale che ho selezionato, molto compatto. Quindi riprendo il ragionamento iniziale dell'importanza della compattezza. Un controllo sul modello e passiamo a un caso clinico. Un caso clinico molto vecchio. Lo cito perché rappresenta un pochino un esempio di affidabilità dei materiali. Queste 4 corone fatte da un altro tecnico, un altro dentista, al paziente non vanno bene e vuole cambiarle. Il primo passaggio con il quale abbiamo trattato il paziente è un provvisorio, quindi l'elemento provvisorio sappiamo che sia molto importante per noi, soprattutto
per la guarigione del tessuto. E poi per anticipare forma e colore al paziente. E questa forma del provvisorio aiuta a dare al dentista molte informazioni e a noi a suggerire quelle che possono essere gli spessori ideali per noi. Quindi il provvisorio, un elemento fondamentale per la sinergia col dentista. Quindi non solo per il paziente. Quindi passiamo ai fatti. La soluzione è 4 nuove metalceramica. Qui vedete la mappa cromatica, la mappa del colore che adotterò. La cottura finale è a 930 gradi. Il secondo passaggio è una colorazione degli effetti HD con l'interna stain. La fissazione è a 830 gradi. E infine la seconda cottura e ultima cottura, un rivestimento di tutta la superficie con ceramica a effetti opalescenti, laser, a 930 gradi sempre. E qui vedete il progetto che, come ho detto, è fondamentale avere sempre preparato. E infine, per ottenere una lucentezza naturale, una rifinitura meccanica e un'autolucentezza in forno a 900 gradi senza glasura. E qui vedete il lavoro ultimato nel 1996 a luce standard e sulla vostra sinistra sotto l'effetto della luce polarizzata per verificarne gli effetti. Quindi sappiamo quanto la luce ci aiuti a comprendere la qualità del risultato, ma soprattutto per me è molto importante quando il dentista, a distanza di anni, mi manda un feedback della situazione finale dopo più di 20 anni. Quindi un'ulteriore dimostrazione di ideale selezione dei materiali e di ideale esecuzione, oltre altre componenti che hanno dato successo nel tempo a questo tipo di lavoro. Però introducendo l'era digitale, oggi abbiamo sicuramente ulteriori opportunità dal punto di vista estetico. Prendete questo caso iniziale. Solitamente il problema è legato al colore e alle forme. Il primo passaggio è cercare di dare uno sbaglio in design digitale, anche tridimensionale, affinché io possa anticipare al paziente, ma soprattutto al dentista, quelle che sono, diciamo, le nostre idee. Quindi fare da designer del sorriso per il dentista. Progetto approvato. Passiamo ai fatti perché il paziente può provare nella sua bocca oggi attraverso dei mock-up diretti quello che abbiamo pensato per lui sotto l'aspetto morfologico. Quindi vengono stampati e valutati col paziente. Dopodiché, a lavoro approvato, attraverso dei percorsi CAD/CAM, possiamo trasformare un progetto oggi con dei materiali direttamente in ceramica. Che ha un lavoro molto particolare, ma con una forte richiesta estetica. Quindi diciamo che lo spettro di possibilità con i materiali e con le tecniche può essere aumentato. E qui vediamo come già ceramiche lavorate in strati sottilissimi, quindi minimali, micro, possono rendere effetti molto estetici. Quindi in un caso complesso, per esempio, è sempre importante, vedete, su impianti,
un superiore o un inferiore, è sempre importante partire con un prototipo da proporre al paziente, al dentista, anche per lavori complessi. Il prototipo ci conduce, ci guida affinché io possa poi creare una struttura morfologica che rispetti esattamente il disegno finale. E in questo caso ho trovato delle leghe interessanti per di nuova generazione, per la fresatura. Quindi la possibilità di riprodurre fedelmente un disegno. Quindi una lega dedicata alla fresatura. E la mesa mi ha dato l'opportunità di avere, attraverso la sua nuova tecnologia, una lega già molto stabile nella fase di produzione. Ma nelle fasi di lavorazioni sarà sempre importante il mio controllo, il mio contributo tecnico. Quindi produco due strutture fresate con un magnum plendum per fresato, interessante in questo caso la resistenza al carico, e una durezza Vickers modesta che favorisce il tipo di fresatura. Ma la mia attenzione va anche al CET, al coefficiente di espansione termica. Quel coefficiente mi deve garantire il lavoro con la ceramica che io normalmente adotto, la norità. Questa è un'analisi molto importante e che su lavori anche estesi mi permette perfettamente una stratificazione ideale. Quindi usiamo una ceramizzazione totale, sia dalla parte con X3, una ceramica dedicata al metallo, praticamente che combina sia la parte rosa che la parte bianca. E quindi una lavorazione in una Toronto Bridge con una struttura in lega, con una stratificazione in ceramica felspatica di natura sintetica, e anche per la gengiva abbiamo stratificato in maniera simultanea una ceramica felspatica sintetica, la Noritak. Ma anche in questo caso è molto importante sottolineare praticamente i nostri trattamenti, quindi voglio tirare la vostra attenzione su alcune procedure tecniche per me fondamentali per arrivare alla stratificazione finale senza problemi. Quindi in questo caso il magnum, anche col magnum solare, che è un materiale che ha un coefficiente sempre, diciamo, accettabile, ma con una resistenza al carico ancora più interessante, è molto importante rispettare delle procedure tecniche, perché la lega è stabile, ma dopo la meccanizzazione, dopo la fresatura, la struttura carica tensione. E quindi il mio consiglio personale è quello sempre di anticipare un procedimento termico dedicato per la distensione della struttura. Quindi il primo procedimento che io consiglio è una cottura di omogenizzazione appena fresata a 980 gradi per 15 minuti con vacuum e poi 5 minuti in atmosfera. Questo procedimento deve rilassare la struttura. Dopodiché rifinisco in maniera meccanica, ripulisco la superficie e sono pronto per procedere con una sabbiatura punto 3 a 50 micro, 2 bar e mezzo di atmosfera. Step importante, l'ossidazione, sempre suggerito anche dall'azienda, 930 gradi, senza vuoto, per la mia esperienza, con 30 secondi in atmosfera. Questo mi genera un quantitativo di ossido ideale per favorire il legame. Poi un consiglio, non è obbligatorio, io passo sempre uno strato di bonding che mi dà chiaramente una schermatura alla lega e mi ottimizza il legame. Successivamente passo ai due strati obbligatori di opaco per creare la base.
E tutti questi passaggi termici sono tranquilli, senza modifica e senza nessun tipo di movimento. Anche dopo la ceramizzazione. Punto 10, una prima cottura. Punto 11, una fissazione di effetti. Punto 12, cottura finale e lucidatura. Ma tutti questi passaggi legati alla ceramizzazione sono possibili in maniera stabile se ho fatto un corretto trattamento iniziale. Quindi dando verso diciamo la parte non conclusiva ma comunque diciamo più intensa della serata, della conferenza, vorrei prendere in considerazione l'evoluzione dei materiali estetici oggi. Il primo è il composito, materiale che negli anni è evoluto tantissimo, materiale che serve molto al dentista per l'estetica, ma che ha un interesse importante anche nella parte protesica. Per la mia esperienza, soprattutto nel trattamento dei pazienti denturi. Quindi il composito trattato in laboratorio per soluzioni importanti. E anche qui ci sono dei punti che sono fondamentali da seguire. Trattamenti minimamente invasivi, economicamente accessibili, aspetto molto importante per il paziente, soprattutto edento, che richiede comunque un lavoro soddisfacente, ma soprattutto fondamentale tenere conto una facile gestione da parte del clinico. Per lavorare il composito, chiaramente ho bisogno di una struttura. E la mio favore e la mia scelta è legato a delle strutture fatte a lega base di titanio. Quindi per questo tipo di soluzioni sono molto attento a selezionare un titanio che mi consenta una perfetta combinazione. Soprattutto considerando che la struttura per me ha un'importanza fondamentale. Deve avere un disegno che mi aiuta a sostenere il rivestimento, esattamente come nella ceramica, niente di diverso. E per fare quelle strutture è importante avere sempre un punto di partenza anatomico che è un prototipo. Quindi parto sempre con un'idea iniziale di quello che può essere la soluzione finale. E qui vedete il prototipo eseguito in laboratorio, provato in bocca e in resina. È un PMMA che già ci dà idea di quello che saranno i volumi finali. Oggi, adesso devo trasformare tutto in digitale, tutto in A very important phase for this type of work. Sehr wichtig. Ich kontrolliere es mit Schlüsseln aus Metall. Fondere per comodità le fondo, uso del Magnum Splendum, mi è facile ottenerlo e fonderlo. Quindi creo queste strutture che io poi bloccherò con del composito ai componenti per impianti. Questo per verificare la validità del modello di lavoro. Quando il modello è approvato, proseguo con una componente fondamentale, la modellazione digitale. Ecco che il lavoro combina analogico e digitale. Perché il titanio non lo voglio fondere, lo voglio fresare. Perché è più affidabile, è più facile eseguirlo fresato. E oggi ho a disposizione delle leghe, dei dischi in leghe di titanio, che mi permette di avere delle strutture che riproducono perfettamente quel disegno.
E il, anche in questo caso la ditta Mesa mi mette a disposizione un materiale interessante, un titanio innovativo, titanio 20, un tipo di titanio 23 dedicato al fresato. Questo Manio Imperone con questo nome, diciamo, classico, un po' mitologico, che riguarda un po' i titani, però a parte questo aspetto, in realtà è un titanio tipo 5, una densità molto bassa, quindi strutture molto leggere e una bella resistenza al carico. Questo per me è molto importante perché mi permette di creare delle strutture anatomiche affidabile che mi servono per utilizzare il composito. Io usualmente poi uso dei T-base che sono in titanio. Qui il titanio con questi T-base si incollano anche molto facilmente e molto efficientemente. Perché lavorando con differenti dentisti, molti dentisti adottano differenti tipi di impianti. Però il mio protocollo di lavoro non cambia. Qui vedete la struttura passiva, incollata, con un disegno anatomico ben preciso. E poi andiamo a fare delle frasi di rivestimento. Personalmente, su queste grandi dimensioni io il composito lo presso, quindi uso queste muffole, queste flask, nel quale io vado a memorizzare la forma del prototipo. E poi faccio appunto uno stampo con un silicone trasparente che mi permetterà la polimerizzazione del composito. Vediamo qualche passaggio, ma soprattutto il passaggio importante è quello del trattamento del substrato, quella parte intima che lega il composito alla struttura. Personalmente ho avuto modo e collaboro con delle università con il quale posso fare test e analisi ed è interessante verificare come il titanio abbia un grande elevato valore di adesione al composito. Per questa la mia prima scelta è il titanio per il composito, che senza nessun tipo di ritenzioni meccaniche mi garantisce un'ottima adesione. Il principio fondamentale è che i valori dell'adesione sono analoghi ai valori dell'adesione che il dentista ottiene quando cementa lui in bocca. E uno dei principi fondamentali è chiaramente la pulizia, ma soprattutto la sabbiatura con ossido di alluminio. A questo punto sono pronto per partire con l'opaco. Scelgo sempre un composito che mi permette di avere un opaco invisibile, che abbia una perfetta polimerizzazione con la luce. È molto importante questo momento perché è il massimo adesione. Dopodiché rivesto tutto con gli opachi invece colorati, sempre polimerizzati a luce, ma appunto colorati a strati molto sottili, per ottenere un perfetto mascheramento. Per migliorare il substrato, per me è molto importante copiare la natura. E se io analizzo il modulo elastico dello smalto naturale e della dentina naturale, posso notare che la dentina ha un modulo elastico molto basso, quindi è molto più soffice. E il composito, normalmente, esistono dei compositi che hanno dei moduli elastici molto bassi.
Quindi la mia scelta e la mediazione è creare uno strato interno, come in natura, come vedete contornato dai puntini, dove metterò un materiale più soffice, come la dentina naturale. Poi rivestire lo strato più esterno con un composito più resistente, affinché quella che io ho denominato stratificazione a durezze inverse copi un pochino la natura. Quindi sono pronto a creare questo guscio interno con una massa opaca in composito tender, soffice, che lui assorba delle cariche meccaniche. E poi sono pronto per pressare. Oggi non c'è tempo di vedere i passaggi dettagliati, però presso in una unica fase tutto il gruppo della dentina e mi ritrovo la forma. Successivamente, attraverso delle rifiniture, delle riduzioni, creo gli effetti interni che polimerizzo come i trasparenti. E adesso sono pronto per la pressatura finale, lo smalto, anche questo in un'unica fase. Dopodiché controlli in occlusione, vedete la componente bianca ultimata, ma vedete che manca ancora una componente molto importante, il composito rosa. Ho pubblicato un capitolo in questo importante libro sul composito dove descrivo esattamente come stratificare il composito rosa affinché sia ancora più mimetico il restauro delle Toronto. E quindi vedete il lavoro ultimato, addirittura dove ho preparato dei piccoli intarsi per essere cementati in bocca, per sigillare i passaggi delle viti. Vedete il lavoro finito nelle sue componenti bianche e rosa e i buchi per il passaggio delle viti. Ma il dentista, quando andrà a fissare in bocca il lavoro, cementerà anche quei piccoli intarsi in composito. Quindi vedete il risultato finale di due Toronto Bridge, dove la struttura è in titanio fresato, l'estetica bianca è in composito microibido pressato e l'estetica rosa è in composito microibido stratificato. Quindi via via che andiamo verso la fine è anche coincidente con quella sempre più evoluzione del workflow digitale, totale. Anche per, come vedete qui, impronte digitali, sempre più frequenti in laboratorio, che arrivano in laboratorio, la possibilità di avere già subito una previsualizzazione di un prototipo digitalmente. Primo passaggio è sempre a questo punto la tecnologia, e anche in questo caso per fare i modelli di lavoro usiamo una stampante 3D, quindi una nuova tecnologia ideale per la tecnologia digitale. Ma anche in questo caso, ma soprattutto in questo caso, devo verificare i modelli con delle chiavi. Qui vedete tante chiavi che io ho utilizzato, vedo se ce n'è una che funziona, se no ne fondo una nuova. Ma comunque per me è importante avere delle chiavi di gesso che mi permettono di verificare il modello, come ho già fatto vedere precedentemente. Passiamo al lavoro. Il lavoro è un lavoro quindi digitale. Primo passaggio è una previsualizzazione 2D, da dimostrare al paziente,
trasformiamo in un progetto 3D, tridimensionale, con un software. Dopodiché, da quel volume, otteniamo il disegno della struttura internamente, con una speciale modellazione, come vedete, a onde, perché il lavoro sarà anche in questo caso in titanio, lega in titanio e composito. E qui vedete molto rapidamente i principali passaggi di finali di estetica, la pressatura della dentina, il cut, un taglio per mettere gli effetti interni, e poi la pressatura dello smalto e la stratificazione del composito rosa, quindi la finalizzazione velocizzata. E qui vedete il lavoro, le due Toronto Bridge, appunto in titanio fresato, con l'estetica bianca fatta in composito ed estetica rosa fatta anche lui in composito rosa. E passiamo all'ultimo materiale che vado a trattare per soluzioni di questo tipo, ed è importante per me come tecnico e anche come utilizzatore novità, che considerare la zirconia. La zirconia è il materiale più recente, più nuovo a disposizione per restauro estetico, e vedete già nelle componenti ha già delle comportamenti estetico, meccanico molto interessanti, soprattutto quando è a livello di zirconia cubica, multistratificata. Combinata a un altro effetto, a un altro ingresso, quello di una nuova tipologia di ceramica, ceramica liquida, una ceramica preconfezionata, liquida, tridimensionale, che ha strati sottili, mi aiuta a ottimizzare l'estetica della zirconia. Quindi un materiale che mi permette a questo punto delle micro stratificazioni, micro layer, a 30 micron di ceramica, quindi molto sottili, che rispettano la forma che ho già ottenuto. E questo tipo di tecnica e questo tipo di tecnologia chiaramente ha sviluppato una nuova tipologia di soluzione estetica, la zirconia full contour, la zirconia anatomica. Quindi molto importante anche in questo caso il procedimento digitale, modellazione, la fresatura, la sinterizzazione, procedimenti termici sempre, e l'accuratezza finale. Se voglio ottimizzare tutto questo, devo poterlo trasferire e sostenere con una struttura. Prendiamo l'ultimo caso, che andiamo in conclusione. La richiesta è quella di una Toronto Bridge. Le informazioni che arrivano, come vedete, sono di natura analogica, impronte analogiche, molto affidabili, compreso per i trasferimenti delle informazioni funzionali del paziente. Anche in questo caso verifico il modello sempre, quindi ricordo sempre questo punto: chiavi in metallo che vengono verificate in bocca per essere sicuro della stabilità di questo modello. Dopodiché le registrazioni, chiaramente non affronto questo argomento in maniera approfondita, ma ricordo che le registrazioni, in questo caso analogiche, estetiche e funzionali, sono fondamentali perché rappresentano il progetto. E quindi questo progetto poi lo devo ottimizzare in maniera digitale, lo costruisco digitalmente, costruisco un volume digitalmente. E quando ho terminato questo volume, freso, come abbiamo visto, dei dischi in resina del PMMA affinché io ottenga appunto un prototipo di quello che sarà il lavoro finale.
Quindi il dentista ha possibilità di provarlo in bocca, il paziente di vedere quello che andremo a fare, è possibile intercettare e correggere. E quando siamo tutti d'accordo, proseguiamo col lavoro. Dopodiché, ripasso al digitale, scannerizzo quello che veramente abbiamo diciamo progettato, lo miglioro e progetto delle strutture, perché le corone in zirconio io voglio che siano sostenute, devono essere sostenute da una struttura. Nei primi casi che abbiamo visto ho ceramizzato direttamente, adesso invece voglio fare una cosa diversa, voglio assemblare due materiali differenti. Quindi ho modellato la struttura, e lo step successivo è fresare attraverso sempre il CAD-CAM, ma usando della cera Ignos Mesa, le strutture in cera. Che verranno fuse. E come vedete, nella componente che sarà gengivale, usando la cromo cobalto, io metto delle piccole ritenzioni meccaniche per migliorare l'adesione, ma solo nella parte gengivale. Fondiamo, in questo caso ho scelto un magnum splendido, un tipo 3 per fusione, buona resistenza al carico, molta precisione, e a questo punto sono pronto per la seconda fase. Scannerizzo di nuovo perché voglio trasferire il progetto sopra quella struttura digitalmente, perché prima di finire il lavoro voglio provare ancora con un prototipo di quelli che saranno gli elementi singoli. Quindi vedete tutti gli elementi singoli fresati in PMMA, bloccati con della cera, per permettere al dentista di controllare tutto prima di finire in zirconio. Quindi ad approvazione la trasformazione in zirconia. Quindi tutti quegli elementi che erano tutti singoli sono stati tutti poi fresati in zirconia multilayer. Full contour, dove dopo la sinterizzazione, vedete una prova, un adattamento delle corone singole multilayer in zirconia, sono pronte per essere microstratificate con una ceramica liquida tridimensionale. E qui vedete l'effetto finale di tutte le corone full contour, dove abbiamo microstratificato con ceramica liquida Noritake. Vedete la componente in metallo pronta, vedete la componente estetica di zirconia. Adesso devo assemblare tutto. Il primo assemblaggio è incollare questi elementi, li incollo tutti alla struttura. Il secondo passaggio è usare il composito per opacizzare rosa la struttura. L'ultimo passaggio è quello di stratificare con il composito rosa tutta la componente gengivale. E quindi vedete il finale di questa soluzione assemblata: cromo cobalto, zirconia multilayer e composito.
Una sottoluzione assemblata mi permette di riintervenire in modo facile in ogni sua componente, anche nel tempo. Quindi la possibilità di creare delle strutture che mi permettono un facile reintervento da parte del dentista o da parte del tecnico, con un grande risparmio di fatica e denaro per il paziente, ma anche per il dentista e per noi, pur sfruttando i nuovi materiali e le nuove tecnologie. Quindi vedete la soluzione finale di due Toronto Bridge costruite su una struttura in lega per fusione cromo-cobalto mesa, corone singole zirconia multilayer, microstratificate in ceramica liquida noritake, quindi su zirconia noritake, e una gengiva in composito rosa microibrido della Micerium. Quattro tipologie, quattro situazioni differenti per un'unica soluzione. E quindi, concludendo, vorrei lasciare un messaggio su questo tipo di intervento, vorrei quindi una conclusione. Una è sulle nuove tecnologie digitali, che per me oggi e per diciamo la maggior parte dei colleghi oggi sono fondamentali per un efficiente e molto controllato flusso di lavoro che mi permette di ridurre eventualmente gli errori. Credo che oggi sia sempre più necessario utilizzare le strutture in lega considerando anche le nuove materiali, perché la struttura in lega, per la sua versatilità, per le sue proprietà meccaniche, mi aiuta in differenti situazioni. Quindi da ceramizzato, da supporto dispositivo, a come struttura. Con la ceramica, la zirconia e il composito, quindi molto versatile. Le caratteristiche oggi dei materiali da rivestimento molto avanzati ci permettono veramente, come mi sembra di aver potuto far vedere, ci permette di avere delle combinazioni molto vincenti, non solo per noi, ma per enough what I have already said. Aspetto molto importante, con grande soddisfazione del paziente, con protesi molto durature nel tempo. E infine, appunto, fondamentale oggi per me, attraverso le conoscenze, perché è fondamentale conoscere bene i materiali che selezioniamo, avere e individuare dei criteri ideali di scelta dei materiali per poter combinarli nelle moderne soluzioni di oggi. Quindi, prima di ringraziare soprattutto chi mi ha tradotto, ma soprattutto tutti voi per l'attenzione, voglio ringraziare il mio team work, molto giovane, che mi aiuta tutti i giorni e che ho avuto modo di farvi conoscere attraverso i lavori che vengono eseguiti in maniera distribuita da tutto il mio team, dal digitale all'analogico. Quindi un grande grazie alla Mesa per l'ospitalità, e ringrazio ancora la famiglia Sala per questa opportunità e tutte le sue componenti, Anna, Nicole per quanto riguarda diciamo, il supporto e quindi la possibilità di avere potuto dimostrare e mostrare quelle che sono le mie esperienze di lavoro. Quindi ringrazio ancora di più chi mi ha aiutato diciamo, nella traduzione. E grazie a tutte per l'attenzione.